firmato questa mattina presso il Centro Europeo di Studi Nisida il protocollo operativo per la presa in carico e la tutela di minorenni vittime di reato nel territorio di Napoli. L'intesa, promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e coordinato da Defense for Children International Italia, è realizzata in collaborazione con Regione Campania, Comune di Napoli, ASL Napoli 1, Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri. Si tratta soprattutto di un sistema che dovrebbe portare a una maggiore integrazione fra i vari operatori, quindi le due procure, servizi sociali, le forze dell'ordine, tutte assieme per una presa in carico immediata della vittima. L'accordo, che nasce per assicurare alle vittime supporto ed assistenza affettiva e psicologica, mette a punto un dispositivo che integra le procedure esistenti per la presa in carico e tutela dei minorenni e rafforza la collaborazione tra le istituzioni ed i servizi socioterritoriali per la definizione di misure di sostegno personalizzate. È una situazione abbastanza innovativa, è un protocollo direi pionieristico in Italia rispetto a questa tematica, perché molto spesso naturalmente si persegue chi ha commesso il reato, però poi ci si dimentica a volte della vittima. La procura minorile veramente è da ringraziare, perché è riuscita a coinvolgere e a catalizzare intorno a queste necessità tutte le istituzioni, e oggi la firma di questo protocollo è l'inizio della concretizzazione di un'idea che già da mesi è sul tavolo, che l'abbiamo discussa, l'abbiamo approfondita e l'abbiamo delineata. Il Comune di Napoli, in collaborazione con l'Ufficio per i minorenni del Ministero di Giustizia, la rete territoriale ed il terzo settore, si impegnerà a garantire l'attuazione delle misure di protezione e ad individuare nuclei familiari disponibili in caso di affido temporaneo del minorenne. Il Comune agirà con i propri servizi sociali e i servizi educativi per fare in modo che vengano costruiti dei percorsi di reinserimento educativo, ma anche lavorativo, per fare in modo che questi minori possano avere una seconda chance di reinserimento, di ritorno alla normalità, in un momento in cui i fenomeni di violenza che riguardano i giovanissimi sono sempre più numerosi.